crescita e la ripresa economica saranno al centro dell'assemblea elettiva della CNA di Pesaro Urbino che si terrà oggi, domenica 20 giugno, nell'azienda Neomec, fiore all'occhiello della meccanica situata a Villa Ceccolini a Pesaro. Durante l'incontro, al quale prenderanno parte diverse autorità, sia locali che regionali, verranno illustrati i dati relativi all'economia provinciale, ma con uno sguardo verso il futuro. Amiche, amici imprenditori, colleghi, autorità, gentili ospiti, un caro saluto a tutti voi per essere qui in un momento che non è solo celebrativo, ma è un momento di vita vera della nostra associazione. Ci vediamo in presenza, dopo tanto tempo, un giorno particolare, importante, che riviene ciclicamente ogni 4 anni, ma in questo 2021 ha un sapore davvero speciale, particolare. Ci vediamo non attraverso i monitor che abbiamo imparato a utilizzare dei computer, ma finalmente ci vediamo in faccia, ci possiamo abbracciare, seppur con qualche cautela. Un modo di rivedersi particolare per averci qui nella nostra fisicità insieme, ma soprattutto per sentirci parte di una grande comunità, di una grande famiglia. Si percepisce quello che è la CNA. Ripartiamo da qui, da un luogo in cui si lavora, un luogo in cui si costruisce, si produce, un luogo in cui si pensa al futuro, come succede quotidianamente in tutti i vostri laboratori e nelle vostre aziende. Ripartiamo con fiducia e speranza, dopo un periodo mai visto e mai vissuto prima da quelli delle nostre generazioni. È come rivedere spuntare l'alba, risorgere il sole dopo lunghi mesi di oscurità, in cui purtroppo abbiamo visto che quasi tutto il mondo si è fermato, ma noi no. Abbiamo deciso nel primo e nel secondo lockdown di rimanere sempre aperti, di continuare ad essere quel punto di riferimento ineludibile per i nostri associati e non solo, per dare indicazioni in quella giungla di DPCM, ordinanze e divieti, che poi diventavano anche interpretazioni spesso regionali e poi prefettizie. Grazie al supporto straordinario di una task force nazionale abbiamo creato un gruppo di lavoro qui sul territorio per dare risposte, risolvere dubbi, risolvere i problemi specifici anche a quegli imprenditori più abili e strutturati che sono andati gioco forza inevitabilmente in difficoltà. H24 la CNA c'era, un gioco di squadra che nessun'altra associazione, lasciatemelo dire, ha saputo mettere in campo nel territorio. Vorrei una giornata importante per la CNA, anche in un punto di riferimento del territorio provinciale, e anche una giornata all'insegna della ripartenza. Intanto un bilancio di questi ultimi anni. Ma sono stati anni indubbiamente difficili per il nostro territorio. Veniamo da un anno e mezzo di pandemia, ma è già 10 anni che la nostra economia territoriale soffre moltissimo. Quindi un periodo di ripartenza dopo il Covid ce lo meritiamo. Ci sono tutte le condizioni per farlo. Arriveranno i soldi del recovery plan che spero vengano davvero messi a disposizione delle imprese con investimenti infrastrutturali, perché i nostri imprenditori, soprattutto in questo anno e mezzo, ci hanno dimostrato una cosa fondamentale: non hanno bisogno di elemosine, hanno bisogno soltanto di essere messi nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro. Loro lo sanno fare come nessun altro al mondo probabilmente, e quindi noi dobbiamo fare in modo che le condizioni vengano create. Spero e penso che la seconda parte dell'anno e la prima parte del 2022 sia proprio il momento della ripresa anche della manifattura, che ha visto dati dell'export straordinari nel primo trimestre 2021 nella provincia di Pesaro Urbino. Pensate, addirittura un più 21%. Spero che possiamo tornare ad essere quella locomotiva della Regione Marche, che poi sarà anche la locomotiva dell'Italia, perché noi abbiamo imprenditori in grado di fare questo. Ovviamente ci giochiamo una carta irripetibile, perché questi fondi sono molti e verranno dati una sola volta. Non possiamo sbagliare i progetti, non possiamo sbagliare tutte quelle condizioni che dobbiamo creare per le imprese. Poi dopo loro sicuramente, come hanno sempre fatto nella storia di questo territorio, ci renderanno assolutamente orgogliose di averle aiutate. Abbiamo di fronte una fase storica della nostra economia e CNA è pronta a fare la sua parte, a tutti i livelli. Noi non ci accontentiamo di identificare i problemi, ma per ogni problema proponiamo soluzioni in un confronto franco e volto alla ricerca della strada migliore, senza pregiudizi. I prossimi 10 anni vedranno una grande mole di risorse ricadere sul nostro Paese. Dobbiamo essere pronti a usarle correttamente e favorire la crescita economica dell'Italia, come noi artigiani sappiamo fare.
Sarà una grande occasione anche per le nostre strutture associative di crescere assieme alla nostra economia e lasciarci indietro i guai del passato, ma mai abbassare la guardia, mai distrarsi, mai delegare troppo. E questo lo dico ai gruppi dirigenti che avranno l'onere e l'onore di guidare la nostra associazione negli anni a venire. Questa raccomandazione viene da chi chiude un'esperienza difficile, ma vincente e appassionante, nella consapevolezza di aver fatto il proprio dovere e di aver lasciato a chi viene dopo una situazione migliore di quella che a suo tempo aveva trovato. Viva la CNA di Pesaro Urbino, viva l'artigiano, viva l'Italia! La CNA è sempre stata al fianco delle imprese, in particolar modo in questi ultimi mesi difficili di emergenza sanitaria. Possiamo guardare al futuro con ottimismo? Direi assolutamente di sì. Effettivamente la nostra associazione ritengo che abbia fatto un grandissimo lavoro a partire dall'anno scorso in tempi di Covid. Noi abbiamo sempre tenuto i nostri uffici aperti e va detto che abbiamo avuto riconoscimenti e ammirazione per questo. L'associazione è stata sul campo perché in un momento di difficoltà come questo, ma anche di incertezza più che altro, gli imprenditori non sapevano veramente che pesci prendere in certi momenti. Noi ci siamo fatti interpreti delle normative che giorno per giorno venivano fuori. Abbiamo visto tutta la difficoltà che c'è stata anche a livello governativo ad affrontare un evento così inedito e traumatico. Però posso dire che questa cosa ci ha aiutati, anche noi CNA, e assolutamente noi guardiamo con assoluto ottimismo al futuro, perché ci sono dati oggettivi che ce lo fanno fare. Solamente la massa di investimenti che l'Italia avrà in dote dall'Europa ci induce a pensare che naturalmente noi potremmo vivere solamente una grossa fase di sviluppo se solo saremo in grado di poterla governare. Questo magari è il tema di cui bisognerà discutere, perché l'Italia in passato non è stata capace di investire le risorse che a suo tempo veniva dalla Unione Europea in virtù di essere membri. Quindi dovremo vigilare attentamente, CNA sarà sul campo per questo. Credo anche che sia importante in questa fase riuscire a comprendere come e quanto mettere in campo le iniziative in questo periodo estivo da mettere in campo a settembre. Quindi la concertazione da qui a settembre, anche se sono i mesi estivi, noi dobbiamo lavorare, perché a settembre ci aspettiamo un'opportunità di rilancio e di ripresa. La nostra regione deve farsi trovare pronta. All'assemblea elettiva della CNA di Pesaro Urbino, logicamente imprese che cercano di dare il massimo per ripartire. Sì, sono onorato di rappresentare la Regione Marche in questa giornata molto bella. La Regione, la Giunta, il Presidente è sempre vicino al mondo delle imprese, al mondo delle aziende, quindi non potevamo mancare a questo appuntamento in una fase molto importante, che è quella della, necessariamente della ripresa post pandemia, anche se non siamo completamente usciti, è ora di ripensare le strategie per uscire da questa tragedia che ha coinvolto tutti. Quindi un grande applauso all'organizzazione di questa giornata e assolutamente la massima vicinanza e condivisione di interessi. Dal 21 giugno finalmente in zona bianca, anche questo forse dà modo per tirare un sospiro di sollievo. Assolutamente sì, è un passaggio importante, fondamentale per ripartire per le nostre imprese, per le nostre aziende, per i nostri commercianti, per tutto il mondo del lavoro. Dobbiamo ripartire con attenzione, seguendo le regole, cercando di uscire il prima possibile da questa grandissima tragedia che ha colpito la nostra regione e tutta la nazione. Anche la Regione in prima linea durante la pandemia in particolar modo, adesso però è il momento della ripresa, della ripartenza, grazie anche alla zona bianca. Sì, effettivamente finalmente si parla di ripartenza, di rinascita. La CNA è sempre vicino alle imprese e a chi lavora davvero in questo periodo. Tante persone hanno dovuto rimboccarsi le maniche facendo tanti sacrifici. Ora speriamo che tutto riparta grazie anche all'appoggio delle istituzioni e soprattutto direi anche della Regione Marche. Io vorrei ricordare, evidenziare due parole chiave: velocizzare, sburocratizzare. Ci auguriamo che in questa fase di ripartenza proprio la Regione Marche
possa al più presto anche cercare di accelerare tutte le pratiche burocratiche che molto spesso rendono complicata la vita di tanti piccoli artigiani, di piccole e medie imprese che sono costrette a rivolgersi a commercialisti, a professionisti anche solo per presentare una semplice pratica. E invece proprio in questo momento in cui stiamo ripartendo dopo una crisi senza precedenti per le nostre generazioni, sarà importante che la Regione si impegni in questo e poi anche velocizzare, arriveranno risorse mai viste prima grazie al PNRR, quindi mi auguro che possano essere distribuite in fretta, equamente e senza troppo burocrazia, lo ripeto. Una nuova estate anche per il mondo imprenditoriale. Sono sicuro che il vantaggio che abbiamo avuto con queste vaccinazioni, e dobbiamo continuare veramente su questa linea qui, possa dare un valore aggiunto anche in termini economici per le nostre aziende. Voi qui a Pesaro avete sofferto più di tutti, questo è vero, perciò complimenti veramente per come avete tenuto sia le istituzioni, le imprese, le associazioni di categoria, per come avete tenuto in quei momenti drammatici. Però se ci mettiamo a ricordare quel giorno che il Premier Conte dichiarò il lockdown generale per tutti quanti, mentalmente ragionate su quel momento lì, sembra che è passato tantissimo tempo. Se ragioniamo magari un mese prima di quella sera, tante cose sembrano che sono passati 10 anni, 20 anni e così via. Oggi però dobbiamo ragionare sul nuovo modello. Su questo nuovo modello io penso che sicuramente la filiera istituzionale che condividiamo debba essere trainante per il mondo delle imprese. Nella filiera istituzionale metto tutto, metto la Regione, metto gli enti locali, metto la Camera di Commercio, metto tutte quante le fondazioni che ci sono, le associazioni di categoria che diventano veramente attori principali e non più degli attori come corpo intermedio da abbattere, ma diventano i facilitatori di un nuovo dialogo. Arriveranno delle risorse, però molte volte quando arrivano delle risorse dobbiamo essere sempre attenti a come vengono destinate le risorse. Presidente, tante imprese hanno chiuso i battenti, tante altre hanno sofferto durante questi mesi, è il momento della ripartenza ora? Sì, hai ragione, è il momento della ripartenza, crediamo fortemente che con questa vaccinazione di massa che c'è in questo momento, l'organizzazione con l'assessore Saltamartini sta andando molto bene, ci sia la possibilità che le nostre imprese ritornino su vari mercati. Lo si può fare, ci riusciremo sicuramente, stiamo lavorando come Camera di Commercio, con le associazioni di categoria, anche con la CNA di Pesaro, che ringrazio per il supporto che loro danno, hanno il loro direttore Moreno Bordoni, presidente dell'azienda speciale del mobile e della meccanica, proprio su questi due settori. Nell'ultimo report che abbiamo avuto c'è stato un incremento del 12% sul mobile e del 20% sulla meccanica, e allora sono dati importanti sull'internazionalizzazione che stiamo mettendo in campo insieme al vicepresidente l'assessore Carloni, un progetto di collaborazione Regione Camera di Commercio, lo ringraziamo, stiamo lavorando anche per il mondo, diciamo, del turismo e dell'incoming, dell'accoglienza, del commercio, e stiamo valutando anche un progetto sui borghi con le università. Crediamo fortemente che in questo momento la filiera istituzionale completata con il mondo delle università può essere un valore aggiunto per le imprese. Lo stiamo portando avanti con l'assessore Latini, lei ha messo in campo il progetto dei borghi digitali, noi invece stiamo lavorando su un progetto di valorizzazione dei borghi a 360 gradi, borghi di tutta quanta la regione, dalla parte collinare fino all'entroterra, borghi che possono dare vita a nuove attività commerciali, che possono dar vita anche alla possibilità che le giovani coppie possano vivere di nuovo questi meravigliosi borghi, utilizzando al massimo l'ultrabanda larga, ecco qui il rapporto Camera di Commercio Regione per valorizzare anche tutte le piattaforme digitali. Sul digitale stiamo lavorando veramente bene, avevamo già delle linee strutturate negli anni scorsi con l'assessore Carloni, le stiamo individuando meglio sull'internazionalizzazione, sui B2B, stiamo lavorando in prospettiva futura anche sull'Expo Dubai.
vedremo un attimo come poter collaborare sul turismo con il presidente Acquaroli. Abbiamo subito accettato la sfida con il testimonial Roberto Mancini. Credevamo che la scelta era veramente indovinata, lo stiamo vedendo adesso sui mondiali, sugli europei, scusatemi, lo stiamo vedendo con i vari lanci che vanno sulle Marche. Posso dire, perché ne abbiamo proprio contezza, che stanno arrivando le prime richieste di ferie qui da noi tramite i pacchetti che gli albergatori avevano a livello online. Di conseguenza quella scelta è una scelta che subito è stata portata a terra e va a incrementare tutto il settore del turismo e per quello che possono essere sia la fascia del mare, la fascia collinare e quella interna. Oltre questo stiamo lavorando anche sulla valorizzazione a livello digitale di tutte le strutture dell'accoglienza, perché l'abbiamo notato con la pandemia, la digitalizzazione è volata veramente ad alti livelli, ci siamo dovuti adeguare tutti, lo abbiamo fatto, non dobbiamo perdere questo treno e dobbiamo valorizzare al meglio le strutture ricettive che possono e debbono entrare in un concetto di digitalizzazione su delle nuove piattaforme per poter arrivare ad avere dei nuovi turisti sul nostro territorio 360 giorni all'anno. Ecco, questo lo abbiamo fatto proprio con un bando dedicato insieme al nostro responsabile per il turismo, il professor Polacco, con la regione, con il presidente Acquaroli, con l'università. Stiamo facendo un bel lavoro, ecco. C'è tanto da fare, presidente, buon lavoro. Sì, c'è tanto da fare, crediamo fortemente che da settembre in poi avremo un nuovo rinascimento dell'economia marchigiana che andrà a valorizzare sempre di più la piccola e microimpresa con la grande impresa, perché noi dobbiamo unire questi due mondi in un progetto totalizzante dove riusciamo a creare delle filiere produttive. Su queste filiere produttive far sì che la grande impresa possa essere da traino per tutta la sua filiera e far sì che la piccola e microimpresa entri in un volano economico importante anche di crescita dimensionale per le loro strutture. Perciò tanta tanta fiducia e lavoriamo per avere veramente una grande regione Marche con dei grandi imprenditori e anche lavoriamo per far sì che questa associazione qui di Pesaro, la CNA di Pesaro, possa avere quello che più lei ha a cuore, ovvero il bene di tutto il mondo degli imprenditori. La regione è sempre vicina alle imprese che hanno affrontato momenti difficili, continuerete a farlo anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Sì, devo dire che come Regione Marche, specialmente negli ultimi anni, abbiamo cercato di stare vicino, molto vicino alle imprese. Quello che stiamo vivendo sicuramente è un anno molto difficile, anche più di un anno, perché parliamo di un anno e mezzo, dove le imprese sono state costrette veramente a fare i miracoli per riuscire a stare aperte, per riuscire, come dire, a garantire anche il lavoro. Oggi stiamo entrando in una bianca, si comincia a vedere, come si dice, la luce in fondo al tunnel, però dovremmo continuare a stare sempre più vicino alle imprese, perché le imprese hanno bisogno di aiuto. Voglio ricordare che le imprese sono quelle realtà che danno il lavoro, quindi consentono anche alle famiglie di stare tranquille e serene, perché se non c'è il lavoro ovviamente anche le famiglie fanno difficoltà. Mi piace molto l'idea di aver organizzato questa iniziativa all'interno di una fabbrica, come dire, si riparte, ma si riparte da un luogo di lavoro, dal luogo dove le persone hanno, come dire, producono, e per me è un bellissimo segnale che la CNA ha sicuramente voluto dare. Ho visto l'orgoglio, ho visto la passione, ho visto una grande comunità, una comunità CNA positiva, orgogliosa di essere CNA, con una fortissima identità. Voi sapete, io comunque ne sono convinto, che l'identità oggi è il bene più prezioso che un popolo, una comunità deve avere. In un mondo che cambia, in un mondo che si disperde, in un mondo in cui molti valori antichi del passato sono superati, in cui l'essere qualcosa è difficile, in cui prevale spesso e volentieri l'individualismo rispetto al senso di appartenenza a qualcosa, a un valore alto. Beh, io in CNA respiro questo, guardate, per me questo è il bene più prezioso. Siamo riusciti in questi anni
a costruire questo senso di identità non è stato facile, sono stati periodi immensamente difficili. Io sono diventato segretario nel 2008 e ho subito dovuto gestire insieme ai miei colleghi, insomma, forse la crisi finanziaria più potente del Novecento, e poi la pandemia e poi le difficoltà. Eppure, io penso questo, dal male il bene, come dicevano i latini, ax malo bonum, no? Perché le persone intelligenti, determinate, capaci, generose, umili, poi alla fine ce la fanno. Un'assemblea elettiva molto importante, attesa dopo 4 anni, ma soprattutto dopo tanti mesi complicati per le imprese, ma la CNA è sempre stata vicina a loro. Certamente sì, è una bellissima giornata. Celebriamo questa nostra assemblea a Pesaro, una delle più grandi realtà associative italiane del sistema CNA. Celebriamo questa giornata in un'azienda artigiana, un'azienda che ce l'ha fatta, anzi è un'azienda che ha fatto ancora meglio rispetto a come era entrata nella fase pandemica. Per me è una metafora positiva, diciamo anche per il futuro del paese, di questa realtà marchigiana, di questa realtà pesarese, insomma ce la possiamo fare. Ecco, tutto congiura per uno scatto in avanti. Le difficoltà ci sono state drammatiche, ancora per tanti versi lo sono, e tuttavia io penso che con l'energia dei piccoli imprenditori marchigiani ce la possiamo fare ancora una volta. L'importante è che vengano aiutati questi piccoli imprenditori da ogni livello istituzionale, dal livello locale, regionale, nazionale, non vengano dimenticati ma incoraggiati in questo sforzo straordinario di resilienza, di adattabilità, di investimento che ha permesso a questo paese di vivere coesione sociale, comunità, occupabilità, anche creatività e innovazione. Insomma, siamo un po', e non è banale dirlo, non è retorico affermarlo, io penso che questo mondo è un mondo straordinario che vada premiato. Ma i dati a livello nazionale e locale cominciano a dare qualche segnale di ripresa? Certamente sì, tutte le previsioni dei principali anche osservatori internazionali danno l'Italia nel secondo semestre di quest'anno con un prodotto interno lordo in aumento del 4,2-4,5%. Noi non disperiamo, il nostro centro studi CNA non dispera addirittura di arrivare anche al 5% nel 2021 e del 5% nel 2022. Certo, dipenderà da come le risorse del piano nazionale verranno utilizzate, dall'energia con cui il governo centrale saprà qualificare gli interventi della spesa pubblica, da una serie di fattori, e tuttavia l'importante è che si colga nel paese questa voglia di cambiare in positivo, che ritorni in questo paese un po' di voglia di fare, di consumare, di investire. Insomma, la fine della pandemia, speriamo, certamente la grande campagna di vaccinazione che sta procedendo, mi pare, a ritmi molto molto importanti, ci danno una fiducia. Non abbassare la guardia naturalmente finché non è arrivato il momento, e tuttavia anche questo è un elemento che sta favorendo un rilancio dell'economia. Nel nostro territorio io sono particolarmente fiducioso, perché mentre noi siamo stati massacrati più di altre parti d'Italia, molto di più di altre parti d'Italia, nella crisi economica 2008-2009, che ha sterminato centinaia e centinaia di piccole e piccolissime imprese che erano il cuore, la spina dorsale dell'economia provinciale e regionale, mentre abbiamo visto scomparire l'edilizia, mentre abbiamo visto scomparire la banca del territorio in quella crisi, in questa, anche di quest'anno così drammatico, vedo i presupposti invece di una ripresa maggiore, perché come avete visto le persone hanno riscoperto il valore della casa, il settore del mobile arredamento non si è mai fermato, in particolar modo quello della cucina e dei salotti, la meccanica, che nel nostro territorio è fortemente legata al settore del mobile arredamento, sta andando abbastanza bene, poi la nautica ugualmente, e quindi ci sono i presupposti per una ripresa molto più consistente e un rialzarsi molto, diciamo, più dinamico rispetto alla tremenda crisi che abbiamo avuto negli anni passati. Sindaco ha fatto un bel discorso, ha ricordato logicamente che questo territorio è stato uno dei più colpiti durante la pandemia, però possiamo guardare l'estate con ottimismo e speranza, logicamente puntando anche all'immunizzazione di massa. Sì, dobbiamo continuare a vaccinarci perché dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, questo è l'obiettivo di quest'estate.
però possiamo guardare, credo, con fiducia alla ripresa economica, non solo perché si è avviata una bella stagione turistica e questo permetterà di riprendersi a tante attività che hanno subito tantissimo la pandemia, ma anche perché i settori strategici del nostro territorio durante la pandemia comunque hanno lavorato. Penso al mobile arredamento, alla cucina e ai salotti in particolare, penso alla meccanica legata alla lavorazione del legno, la nautica, e quindi ci sono i presupposti per una crescita vera, sostenuta, che possa produrre occupazione. Ovviamente abbiamo bisogno di tanta velocità nel sostegno a professionisti e imprese che stanno avviando le pratiche edilizie approfittando degli incentivi fiscali come l'ecobonus, e tanta velocità nei lavori pubblici, perché abbiamo un monte di risorse nazionali e locali da spendere spaventoso, e quindi il tema vero sarà metterle velocemente a terra. Su questo sono molto preoccupato, perché il sistema di regole italiano è un sistema di regole troppo complicato, troppo lento per poter cogliere al massimo questa opportunità. Lascio per ultimo il ringraziamento a Moreno e ad Alberto, perché sono stati tra le persone che ci hanno creduto veramente e mi hanno fatto sentire il sostegno fin dal primo giorno, che andavamo verso quel desiderata, che era mettere insieme opportunità per le nostre imprese. Questo è quello che è la vera mission di questo Confidi, che sembra, a volte io faccio difficoltà a far capire alle imprese che differenza c'è reale tra noi e gli istituti di credito. Chiaramente in questa platea di artigiani credo che tutti comprendano benissimo quali sono le differenze. Noi non stiamo a speculare sui ricavi e su quello che abbiamo da accantonato. Stiamo cercando di dare opportunità. Per questo le risorse che la Regione ha messo in campo e ci ha creduto, rifinanziando la legge 13, che stiamo terminando, che non abbiamo più fondi probabilmente, e speriamo di trovare la strada per portarla avanti, dà realmente sostegno alle imprese, dà liquidità. È stato sottolineato durante questo incontro anche l'importanza vostra, l'aiuto che avete dato agli imprenditori, oltre 1000 negli ultimi anni. Sì, è stato un percorso molto complesso, soprattutto durante la pandemia. Non abbiamo mai chiuso gli uffici nemmeno per un giorno e abbiamo avuto parecchi casi di contagi anche all'interno dei nostri dipendenti, ma il Confidi in questo momento ha capito che dare sostegno alle imprese, formulare quello che è stata la legge 13 prima, la Regione e la Camera di Commercio che hanno messo fondi, ci hanno permesso di sostenere tantissime imprese proprio nel momento in cui le aziende avevano bisogno. Chiedendo chi è contrario a questa proposta, chiedendo chi si astiene a questa proposta, chiedendo chi è a favore di questa proposta. Bene. Diciamo il nuovo gruppo di presenza che viene detto all'unanimità. Complimenti, grazie. Michele prende le redini della CNA di Pesaro Urbino in un momento davvero particolare ma importante per le imprese e per la ripartenza. Sì, sì, in effetti è un momento molto delicato in cui bisogna mantenere diciamo, la calma e cercare di fare le cose passo passo, soprattutto dal periodo da cui veniamo, a parte la pandemia ma anche la profonda crisi che c'era, stavamo recuperando precedentemente, ma poi si è cominciata a rinnescare per tante imprese che non hanno potuto lavorare a regimi normali. Adesso la grande sfida è quella di cercare di fare sistema e convogliare quello che saranno poi gli incentivi del PNRR e soprattutto a terra, ecco, cercare di convogliarli in modo da non disperderli e quindi perdendo così il treno importante che passa, ecco, per questa qui veramente ci giochiamo veramente il futuro. Le piccole imprese nella nostra zona, in Italia in generale, sono the backbone, la spina dorsale dell'Italia stessa, e quindi sono quelle che hanno bisogno di più cura, perché sostanzialmente, se andiamo a vedere i dati, sono quelle che ne dicano, hanno sempre dato meno problematiche all'economia e alle banche. Quindi è vero che magari per certi livelli di sicurezza magari potrebbero destare un pochino... Non numeri proprio, sui numeri, però fondamentalmente sono quelle che mandano avanti l'economia. Quindi l'Italia è fondata sulle piccole imprese e noi come rappresentanti della piccola impresa dobbiamo cercare in tutti i modi di portare avanti gli interessi delle piccole imprese, soprattutto in una provincia come questa in cui siamo l'associazione per numeri prima.
Per quanto riguarda lei personalmente, è una soddisfazione comunque questo risultato? Per me è una grande soddisfazione, è un gran onore. Veniamo appunto, sono contento di prendere le redini da Alberto Barilari, che è stato un presidente eccellente, perché abbiamo dovuto affrontare come associazione molte problematiche che pian piano comunque abbiamo cercato di arginare in tutti i sensi, e quindi siamo pronti per la risalita, ecco. Quindi prendo un periodo sicuramente più, una situazione più facile senz'altro, però sempre con tenendo un occhio su quello che abbiamo passato e quindi avendo comunque un gran rispetto di quello che ha fatto il presidente attuale. Buon lavoro. Grazie mille, grazie. Siamo arrivati ormai al termine di questa giornata, le chiedo allora un bilancio, perché insomma è stato presidente per tanti anni, quindi come sono andati e che cosa lascia? A dire la verità sono stati 8 anni, perché sono stati due mandati, come sapete, molto impegnativi, perché di questo ne abbiamo parlato continuamente nelle varie occasioni che abbiamo avuto per parlarne, tutti inizi anno, insomma in tutte le occasioni e anche nelle assemblee precedenti. 8 anni impegnativi, perché l'associazione veniva da un periodo non proprio positivo, diciamo così, veniva da anni difficili, dal 2009, e quindi nel 2013, quando ci siamo avvicendati come nuovo gruppo dirigente, abbiamo dovuto darsi da fare veramente con grande energia. Comunque quello che se ne ricava, e ne ricavo personalmente, è una grandissima soddisfazione, naturalmente, perché quando si riesce a lasciare a chi viene dopo di te una situazione non solo migliore, ma enormemente migliorata, enormemente più gestibile, questa è la soddisfazione e il compito che devono avere le classi dirigenti. Le classi dirigenti devono avere l'obiettivo anche di perpetuarsi con degli avvicendamenti non traumatici, possibilmente. CNA in questo senso ha una democrazia interna, oso dire, evoluta. Noi dopo 2 mandati i presidenti devono passare ad altro o lasciare spazio ad altri, e questo è estremamente giusto. Non ci sono uomini per tutte le stagioni. Personalmente lascerò il campo a un giovane preparato, che è stato mio delfino in presidenza provinciale e di cui ho piena fiducia, e quindi non posso pensare altro che si potrà fare solo bene. C'è ancora un po' di percorso da fare, purtroppo le vicende che tutti conosciamo, e per ultimo il Covid, ci hanno creato ulteriori difficoltà, ma che abbiamo saputo gestire, usciamo fuori bene da tutto quanto, e io ho solo fiducia che le cose possano andare bene, perché il futuro che abbiamo davanti lo dobbiamo solo cogliere. Continuerà il suo supporto alla CNA? Il mio supporto, io sarò vicino alla CNA di Pesaro Urbino, rimarrò in qualche maniera nell'entourage. I miei collaboratori mi hanno preparato anche, insomma, un ruolo importante, e naturalmente la responsabilità diretta sarà di altri, ma io sarò ben felice di dare il mio contributo ancora, anche dopo 20 anni che sono nei gruppi dirigenti. Io sarò contento di farlo, perché sento questa associazione mia e penso di aver contribuito alla sua salvezza e al suo sviluppo. Noi abbiamo solo adesso abbiamo davanti un'autostrada, se vogliamo cogliere e correre dipende da noi.